riabbraccia, l'amore è un fiore, l'amore è un sentimento, un pugnale che fa tremare il cuore, l'amore vola, vola, è un nodo in gola, è una stella che brilla di notte, è una candela che non si spegne mai. Cari amici di Fano TV, bentrovati. Per questo speciale vi portiamo a Senigallia. Siamo alla scuola di infanzia L'Allegra Brigata per raccontarvi una storia meravigliosa. Eh sì, perché è proprio questo il nome di un progetto nato nel 2021 grazie all'associazione Il Paese dei Balocchi e l'associazione Tra le Note, con la preziosa collaborazione di due nomi importanti del mondo della musica insieme a tanti piccoli amici che hanno fatto la differenza. Oggi vi racconteremo una storia che profuma di note e soprattutto di solidarietà. Andiamo! Meravigliosa, meravigliosa. Qua è come la rete di Indra, si illumina uno e la luce di uno illumina anche gli altri. Però io sono stato semplicemente un passaggio in tutto questo, perché con Michele, come Paese dei Balocchi, dice Luca, sarebbe bello fare delle cose, correggimi Michele, ci teniamo tanto. Giovanni, la Caritas, quello che ha rappresentato per Senigallia, è stato punto di riferimento, stella polare, tutto quello che... E tutto è nato, ecco la catena di cui parlavo, tutto è nato da un messaggio di un nostro amico comune, Enrico Giacomelli, che mi dice Luca, vai a vedere cosa succede al seminario. Vado al seminario, prendo la bicicletta, vado a fare le immagini, nasce il filmato, poi Michele, poi Tony e Marco. Io due cose però ve le devo dire su queste persone. Vabbè, Marco, oltre che essere un grande artista, anche un grande amico, perennemente in giro per il mondo con la sua band, sa suonare praticamente, lo tiene in mano qualsiasi cosa suona, e qualsiasi percussione, no, bravissimo. Di Tony, io vorrei dire quello che... Posso andare per sottrazione, Tony? Quello che non quello sei. Tony non è uno che fa talk show, non è uno che ama la televisione, non è uno che ama che si parli troppo di lui, perché molto spesso chi parla troppo di lui finisce col dire delle cose sbagliate, e per questo è un grandissimo artista. In compagnia di Luca Pagliari, che ha raccontato una storia non troppo felice, però con un epilogo importante, questo è il motivo per cui oggi ci troviamo proprio qua. La storia di questo asilo è bellissima perché è bruttissima nello stesso tempo. Siamo abbastanza vicini al fiume, quindi c'è stato tutto quello che c'è stato, ma oggi, come penso si vedrà dalle immagini, è un posto rinato, bellissimo come lo era prima, ed è un posto gestito con tantissimo amore. Quindi quando la Caritas di Senigallia ci ha indicato, insomma, io mi sento facente parte del Paese dei Balocchi, quindi quando ci ha dato questa preziosa indicazione, perché non è facile, per certi versi forse è più facile in certi momenti raccogliere fondi, ma la cosa veramente difficile è poi la scelta, e in questo caso devo dire che è stata una scelta meravigliosa, perché qui ci sono persone che lavorano con amore da tanti anni e tante generazioni di bambini sono cresciute qua. E continueranno a farlo grazie anche a questo contributo. Assolutamente, è una cosa bellissima. Purtroppo l'alluvione porta il fango, ma porta anche tante belle cose poi, per fortuna. E questo è il momento di rinascita, grazie. Grazie a voi. Molte famiglie qui hanno perso tutto, e tutto quello che riusciamo a fare è comunque sono delle briciole, perché non sono mai risolutive. Pensate che ha perso la vita, cioè conosciamo concretamente noi le famiglie, il figlio di quello che ancora, la mamma che si sta cercando, non dimentichiamo. Quindi sono drammi che ovviamente non lo so, l'avrete sentito sulla stampa, ma noi conosciamo personalmente i vissuti, quello che è successo in quei minuti, veramente sono storie quasi incredibili, no? Quindi drammatiche, lo sappiamo. Quindi qualsiasi gesto di solidarietà, lo dico da Caritas, non sarà mai risolutivo, ma è enorme nella vicinanza. E questa vicinanza si rafforza quando tutto viene fatto in rete. E quando si parla di solidarietà, Caritas non può mancare.
Sì, grazie al Paese dei Balocchi e all'Associazione Tra le Note per questo gesto che ci vede in qualche modo di nuovo coinvolti per essere vicini alle persone colpite da un dramma. Siamo quasi a 7 mesi, noi siamo ancora in prima linea e anche oggi registriamo la vicinanza di queste persone, di queste realtà per aiutare appunto chi si è visto perdere tutto. Mi piace proprio sottolineare anche il gesto di questi computer che abbiamo ricevuto appunto. Proviamo a distribuirli alle famiglie che hanno magari dei ragazzini che si sono visti perdere il computer e magari con il quale potevano studiare, fare delle cose didattiche e crescere culturalmente. Quindi sono tutti gesti importanti per essere vicino a questa popolazione. Noi fin dai primi momenti ci siamo attivati, abbiamo coordinato volontari, abbiamo coordinato tantissime risorse anche economiche e a 7 mesi sono orgoglioso di dire che le abbiamo distribuite tutte, cioè abbiamo distribuito tutto ciò che è arrivato per un gesto concreto di vicinanza a queste famiglie. Ecco, sono briciole perché poi purtroppo molte famiglie del nostro territorio hanno perso davvero tutto o hanno perso tantissimo e il nostro intervento, grazie a tutti, comunque non è sicuramente stato risolutivo, c'è bisogno di tanto altro. Però è un gesto di vicinanza, di attenzione e anche poter dire ci siamo, vi siamo vicini. E queste cose comunque nel breve tempo serve e servono molto. Non è facile tirar fuori dai bambini la spontaneità, perché i bambini non è vero che sono spontanei, bisogna saperli prendere per farli diventare spontanei e si devono trovare a loro agio. E con lui si sono aperti, anche bambini difficili, perché quell'anno c'erano bambini difficili, si sono aperti e hanno tirato fuori anche proprio il perché erano bambini difficili. Poi la canzone è stata un amore a prima vista, perché già dalla sera stessa in cui l'hanno presentata in un mini concerto amicale, amichevole, diciamo, perché la presentavano ai bambini e ai loro genitori, ci siamo estasiati. Una scuola tra le note, un nutrito gruppo di bambini che hanno portato avanti un progetto davvero speciale. Speciale sì, perché non capita tutti i giorni di poter lavorare con artisti di questo calibro, messi al servizio completamente dei bambini, che non è una cosa da poco, e che hanno sviscerato nei bambini emozioni, sensazioni e sentimenti che sono difficili a volte da ottenere dai bambini. E devo dire che è stato emozionante per i più piccoli non solo il fatto di scrivere e di interpretare un brano, ma proprio c'è tutto un lato umano e psicoemotivo che, devo dire, li ha stimolati tanto. Beh, Tony Bungaro è profondo, è un uomo ricco di emozioni e sentimenti che comunque riesce a coinvolgere i grandi e i piccini e sa mettersi anche a disposizione delle persone e tira fuori il meglio delle persone e dei bambini, e non è sempre facile tirarlo fuori dai bambini, però lui ci è riuscito e direi in maniera grandiosa, anzi no, meravigliosa. Oggi sei stata la portavoce insieme ad altri, insomma, delegati del Paese dei Balocchi, appunto, per una consegna speciale. Una consegna speciale perché questo progetto, che è nato un po' così come un incontro tra Tony e i bambini, è diventato poi invece un progetto di solidarietà, perché nella produzione del CD è stata pensata la destinazione della vendita e comunque anche degli aiuti che venivano forniti a questo progetto. E oggi, con una soddisfazione immensa, siamo venuti a consegnare quello che abbiamo raccolto e che diamo per un progetto di solidarietà, di ricostruzione soprattutto, di una scuola, e quindi è un progetto che dai bambini passa ai bambini. L'amore è un fiore. L'amore è un sentimento, un pugnale che fa tremare il cuore.
l'amore vola, è un nodo in gola. L'aspetto per noi sicuramente di valore aggiunto nell'intervento di supporto a quello che è la realizzazione e riqualificazione del giardino è poter sostenere ancora di più quello che è già il pensiero che ci accompagna a livello educativo. Sì. Per noi educare vuol dire vivere, esserci, stare con. Si educa all'interno di una comunità se si sta dentro la comunità. Ecco perché per scelta questo è un servizio educativo in cui i bambini vivono all'aperto quotidianamente, non soltanto nel giardino, che non è solo nostro, e questa è una dimensione molto bella perché è un giardino condominiale, quindi questo vuol dire riuscire a creare uno spazio in cui l'esperienza educativa si integri con l'esperienza di residenza. Il progetto della rinascita si riparte con tanto entusiasmo nei più piccoli, ma anche in tutti gli insegnanti e in questo team, in questa squadra. Sì, siamo molto contenti di aver avuto la possibilità di ricevere un dono grande sicuramente per i bambini che hanno la possibilità di riprendere confidenza con lo spazio aperto, uno spazio educativo che li accoglierà e che potrà restituire loro quelli che sono i luoghi di gioco e di vita all'aria aperta. Perché il progetto appunto che vuole prendere piede è quello di ricreare insomma un giardino dove i più piccoli possano comunque divertirsi, fare attività, e qua c'è un valore aggiunto insomma, come abbiamo sentito poc'anzi, perché si tratta di un giardino condominiale, quindi c'è proprio il concetto di condivisione a 360 gradi. Sì, esatto, il nostro è un servizio che ha questa peculiarità, quello di voler essere sempre in dialogo con la comunità in cui è inserita. La nostra struttura ha questa particolarità di avere questo giardino che è condominiale, e quindi vorremmo realizzare un progetto che tenga bene a cuore sia i bisogni dei bambini ma anche quello delle persone che vivono all'interno di questo stabile insieme a noi, e quindi di avere uno spazio che risponda alle necessità di benessere di tutti, grandi e piccoli insieme. E quanti bimbi ospita questa scuola? Qui abbiamo 35 bambini di età da variabile, dai 3 mesi ai 5 anni. È un progetto innovativo che vede insieme una continuità educativa e di relazione di comunità tra diverse fasce d'età, ma che tiene presente insieme anche tutte le famiglie dei bambini, perché sono presenti all'interno del servizio anche loro. Io ve la regalo, e noi abbiamo oggi siamo qui proprio perché con quello che abbiamo raccolto, con i dischi e i CD che abbiamo venduto, con gli sponsor che ci hanno sostenuto, abbiamo raccolto 12.500 euro, che non è poco. E abbiamo a suo tempo, con tutti i nostri ragionamenti, abbiamo sostenuto la Caritas, qui c'è il direttore Bonprezzi, abbiamo comprato 10 computer, loro hanno individuato 10 famiglie da cui dare questi computer, e questo asilo che è andato a finire sott'acqua e che praticamente c'è un progetto per il giardino. E quindi noi contribuiremo con delle cose fisiche, perché Tony mi ha detto, non le vogliamo vedere perché la gente non si fida più, noi invece siamo qui oggi a portare un assegno finto, che è gigante per fare le foto, ma poi ci sono dietro, c'è anche sì, quello vero. Il progetto Meravigliosa nasce nell'agosto 2021, partiamo da qui. Sì, il vero racconto di cosa è successo è che Tony Bunger è venuto a cantare ed è stato nominato sindaco del Paese del Balocco nel 21, ma aveva promesso che sarebbe tornato a trovare i bambini. È tornato, ma non solo a incontrarli, ma insieme a loro ha sviluppato questa giornata, questa canzone, e l'ha ideata insieme a loro con le parole dei bambini. Quindi da lì alla sera mi ha dato un grosso compito di dice: questa canzone è dedicata a voi, la tenete voi, e poi però sarebbe bello farci un bel progetto. Quindi dopo qualche mese di elaborazione, dopo che è successo questa cosa a Senigallia, insomma, che ci ha toccato anche noi, visto la vicinanza e visto anche i rapporti con Luca Pagliari, che abita a Senigallia, allora abbiamo pensato che questa canzone poteva essere utilizzata, diciamo, e lavorata per contribuire al territorio vicino di Senigallia, sempre da dedicare dai bambini di Bellocchi ai bambini di Senigallia. Quindi abbiamo oggi
con questo atto finale abbiamo sostenuto questo asilo dove ci troviamo e anche la Caritas con l'acquisto di computer. Quindi insomma penso che sia veramente un bel progetto portato alla fine, e questa giornata di oggi serve proprio per far capire che il denaro raccolto è stato utilizzato per qualcosa di utile. Tra l'altro, ecco, questa raccolta importante è iniziata in un appuntamento precedente, quello al Teatro della Fortuna, con l'esibizione appunto e l'interpretazione del brano, e poi la vendita dei CD che per l'appunto insomma avevano questo scopo benefico. Esatto, grazie anche all'aiuto di alcuni sponsor che hanno creduto a questo progetto. Poi è stata una serata veramente meravigliosa, come la canzone, una serata molto... ci ha creato, no, insomma, tanta contentezza al termine, perché comunque abbiamo visto le immagini di Senigallia ferita, abbiamo ascoltato la canzone di Bugolo, abbiamo sentito i bambini cantare insieme a lui, quindi penso che sia veramente stata una serata di grandi emozioni e che rimarrà per, insomma, sempre con noi. Bene, allora un grazie alla delegazione oggi presente del Paese dei Balocchi e naturalmente all'Associazione Tra le Note. Grazie certamente a tutti coloro oggi che sono potuti venire qui. Chiaramente il Paese dei Balocchi e l'Associazione Tra le Note insieme hanno creato questo bel progetto. Come sempre, quando si fa qualcosa non è mai facile, però ci siamo riusciti e oggi siamo qui a chiuderlo questo progetto. Ci siamo incontrati con Stefania in una scuola con dei bambini. Io ho fatto una specie di... è stato anche molto faticoso emozionalmente, perché tu a prendere questi bambini, a dire di cosa hai paura, che cos'è l'amore, abbiamo avuto delle risposte inaspettate, incredibili. E allora scrivevamo tutte queste frasi, le più importanti. Poi il giorno stesso, in tempo reale, abbiamo portato via, siamo andati nella sala prove di Marco e abbiamo scritto la canzone con le parole dei bambini. Ho voluto dare questo titolo qui, meravigliosa, perché è stata una giornata meravigliosa, una giornata dove i bambini non hanno... confini, cioè ti sorprendono. Ho sentito tanto malessere anche nei bambini, tanta paura, perché spesso questi bambini li prendiamo, li mettiamo davanti alla TV, è fatta, no? Come dire, perché ho da fare, invece ci vuole un'attenzione. Credo che sia meravigliosa proprio l'esperienza di raccontare una canzone partorita in così breve tempo. Sì, quando c'hai dentro il fuoco sacro, come dico io, può succedere un piccolo miracolo. Sì, poi i protagonisti sono i bambini che hanno scritto un testo meraviglioso e noi, io e Marco, l'abbiamo musicato ed è nata questo bellissimo viaggio tra parole e musica, e oggi ci ritroviamo qui a raccogliere la semina di questo bellissimo progetto. È un grande piacere per me essere in mezzo a questi due grandi artisti che tra l'altro collaborano sinergicamente, insomma, già da diverso tempo. Che cosa ti lascia questa esperienza? È un'emozione unica, perché comunque lavorare con i bambini ha un valore altissimo, perché trasmettono un'emozione unica, e poi lavorare con Tony ormai sono più di 10 anni, quindi è sempre come se fosse la prima volta, perché ci scopriamo ogni volta come se fosse la prima. Un brano che fa vibrare l'anima di tutti quanti, così è stato definito. Sì, fa vibrare l'anima di questi bambini poi alla fine, perché sono loro i protagonisti, sono le loro parole che io ho cercato di prendere, ho chiesto a loro cos'era l'amore, cos'era la paura, e ho preso le cose più significative e poi le abbiamo portato in studio, le abbiamo cantato, hanno cantato loro, i protagonisti, insieme a me, e a un certo punto sono proprio loro alla fine che dicono: ho paura di questo, ho paura di quell'altro, e c'è questa paura che è una paura di speranza. E sicuramente abbiamo iniziato a mettere questa goccia nel mare e ci siamo riusciti. Credo che sia importante avere un occhio di riguardo al futuro, perché il futuro è l'infanzia, i bambini, sono loro che cresceranno e dovranno portare, come dico io, un sole costante nel cuore dell'essere umano.
Tra l'altro so che anche tu, Marco, sei particolarmente affezionato all'Associazione del Paese dei Balocchi, quindi hai abbracciato questo progetto con un interesse, insomma, di cuore. Beh sì, la ritengo una o forse la più grande manifestazione che abbiamo a Fano, e non solo, perché è comunque un patrimonio di tutta la regione e di tutta Italia, secondo me, perché dà spazio a iniziative su bambini, ma fa riflettere tantissimo anche i grandi. So che ci sono anche dei progetti futuri, oggi insomma ti abbiamo strappato delle promesse, quindi che cosa succederà? Ma sicuramente quando nascono delle collaborazioni umane hanno una costanza, cioè io mi sono legato a questo bellissimo momento dedicato ai bambini, forse l'unico in Italia, come diceva Marco. Sicuramente inventeremo, come fanno i bambini con la fantasia, cose nuove per esserci sempre, esserci con, prima di tutto, con il cuore e con l'anima. E come dico sempre io, facciamo un saluto agli amici di Fano TV. 1, 2, 3. Ciao, ciao Fano TV. Un bel viaggio questo tra le note, tra la musica, tra la speranza e naturalmente i progetti per il futuro. Grazie ai nostri piccoli e grandi amici, grazie a voi dell'attenzione. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Dei temporali ho paura, dei ladri e dei vampiri, del buio e dei serpenti, di perdere l'amore, del terremoto e dei sentimenti, di non essere felice, di perdere il mio cane, degli abissi e delle meduse. E di non poter realizzare i miei sogni, i miei sogni. Voglio gridare al mondo, io voglio gridare al mondo, che i bambini siano liberi nella pace di questo mondo.